A me piace sottolineare un aspetto, noi non siamo, come magari qualcuno dice, non siamo dei presidenti che non guardano più in là del naso o degli sciacalli, nel modo più assoluto. Noi abbiamo, nel momento in cui sono scomparse tre squadre di morte naturale, non certamente perché qualcuno li ha cacciati, abbiamo ritenuto che per ovviare a quelle problematiche che poi hanno portato alla fine di quelle tre società gloriose, bisogna dare sostenibilità a questo campionato. Allora, nel momento in cui c'è una situazione naturale, è giusto cominciare a parlare di riforme, perché qui purtroppo in Italia tutti si riempiono la bocca di riforme, ma poi nella realtà le riforme non le vuole fare nessuno. Si continuano ad avere 22 squadre in B, 20 in A, 60 squadre in Lega Pro. Ci sono delle regole che ognuno si fa per i fatti suoi e porta avanti per i fatti suoi. Io mi auguro che da ora in poi si cominci a condividere tutte le parti coinvolte, non solo le leghe, ma anche l'associazione calciatori, gli arbitri, tutti quelli che partecipano a questo mondo. Si cominciano a condividere delle riforme serie, importanti e che soprattutto non fanno cadere il calcio, non facciano cadere il calcio nelle figuracce che abbiamo fatto quest'estate.